La mia avventura è cominciata 50 anni fa. Eravamo in tre, in un garage dietro la casa di mio padre, nella stessa casa nella quale sono nato. Volevamo costruire vetture da competizioni ovviamente vincenti, ma soprattutto sicure. All'inizio volevamo vincere nelle competizioni italiane e poi ci è venuto voglia di vincere anche all'estero. E in tutto questo percorso ho avuto l'opportunità e anche la fortuna di conoscere delle persone meravigliose. E di conoscere anche dei collaboratori meravigliosi. L'ingegnere mi vuole veramente bene, io percepisco un affetto molto forte, ma non solo da parte sua, da parte di tutti gli amici che ho qui e che mi hanno portato a guidare una Dallara che mai avrei immaginato potesse essere un handbike con la quale ho avuto tante soddisfazioni, che sono poi anche loro. Chi lavora con lui lo fa volentieri, c'è proprio il piacere di stare insieme e tirare fuori qualcosa di nuovo. La Z-Bike ha un retaggio vintage, se vogliamo, no? Che è il modo come nascevano i progetti tanti anni fa. Avere un sogno e provare a costruirlo insieme. E dall'altra parte l'ultimo livello tecnologico. E poi un personaggio che è il pilota che ti dice come vuole il prodotto. Tra le tante belle cose che abbiamo deciso di fare assieme è nato un progetto più rivolto al mondo paralimpico ed è stato molto naturale loro mettersi a disposizione per provare a fare una Dallara anche per tutti i ragazzi che corrono nelle gare del ciclismo adattato, del ciclismo paralimpico, una Dallara, la Z-Bike, che da un punto di vista tecnico, a mio avviso, rappresenta e innova davvero questo mondo da diversi punti di vista. La prima cosa super entusiasmante di lavorare su questo progetto è lavorare con Alessandro, perché ti fa capire lo sport in un modo diverso, è lo sport visto da un pilota. Ho rivisto l'approccio che abbiamo sulle automobili da corsa applicato ad una bici, quindi questo è stato interessantissimo. È stato un gioco bellissimo nel quale la cura del dettaglio ci ha portato a pian pianino a guadagnare sempre di più e questo ha concorso in modo determinante. La tecnologia alla base di questo concetto è 100% quella di una macchina da corsa, del livello di un Formula 1, sia a livello di materiali che a livello di processo. Perché questa esperienza da pilota, abbinata adesso a questo nuovo progetto, ha permesso a tutti noi, come ingegneri, di lavorare su delle cose che conosciamo bene partendo dalle sue sensazioni. Il punto di vista che abbiamo approcciato è quello di una bicicletta che tecnicamente possa crescere con chi la guida, quindi il neofita possa approcciarsi e riuscire a utilizzarla come su una bicicletta standard. Una persona che punta a correre, a vincere, possa avere delle micro regolazioni che gli permettono di tirar fuori tutta la performance. E questo è qualcosa di nuovo che non ho visto nelle altre bici e che Alessandro ha fortemente voluto, quindi un oggetto che sia dinamico. La Z-Bike ha già oggi caratteristiche meccaniche assolutamente inavvicinabili da parte dei competitor che sono già posizionati nel settore da tempo, come peso, come caratteristiche strutturali. E quindi sono molto eccitato all'idea di farla provare ai ragazzi, ai miei compagni di nazionale e di vederle in gara, perché insomma, dopo aver vinto gare a livello paralimpico ed aver avviato atleti col progetto di Obiettivo 3, poter arrivare anche come costruttore magari alla prossima edizione dei Giochi Paralimpici sarebbe davvero pazzesco, sono molto molto eccitato. E continuiamo a pensare a quello che potremmo fare in futuro, a immaginare quale sarà il nostro prossimo impegno, la nostra prossima sfida, cercare di fare sempre meglio.